Vi manca Radu Dragusin? A me manca Radu Dragusin. Sapete dove? Sui calci d'angolo a favore. Genoa-Torino 0-0, un punto che ci sta, un punto buono, un punto anche fastidioso però, per vari motivi. Io penso che ogni scommettitore, pronosticatore, chi abitualmente gioca le schedine, chiunque abbia attenzionato questa partita su uno 0-0, su un under 2,5, under 1,5, perché così due squadre che non vogliono giocare, poi del Torino frega un cazzo, però ci metto anche il Torino perché è molto simile a noi, che non vogliono creare, che non si sprecano più di tanto per creare, e infatti dal 90esimo in poi, salvo un paio di azioni da parte dall'altra che poi sono fiammate, tutti quanti sembravano, vabbè, dai, pareggino, ci stringiamo la mano, ci vogliamo più bene di me. Faccio piangere, mi viene da piangere anche a me, guarda te. Figurati a me. Vedo l'ora andare a casa a mangiare la pasta e fagioli. Ma non deve essere così, quindi ne parliamo, iscriviamoci al canale, però lasciate like di supporto e fatemi sapere il vostro parere nei commenti. Ragazzi, non dobbiamo parlare dell'arbitro. Ho visto troppi commenti in giro già dell'arbitro. L'arbitro sì, ha fatto delle scelte. Arbitrato male, diciamo così, arbitrato male, ma niente di grave, ha sbagliato delle cose anche a favore nostro, quindi semplicemente come al solito la classe arbitrale è inadeguata, ma da qui a lamentarsi dell'arbitro ce ne passa, non possiamo lamentarci dell'arbitro, perché se noi ci lamentiamo dell'arbitro mettiamo la testa sotto la sabbia su quello che nelle partite veramente non funziona. Ci possiamo lamentare dell'arbitro col Milan quando te la rubano, ma per il resto no ragazzi, perché se no non vediamo quello che funziona, quello che non funziona, quello che va migliorato. Allora, siamo al 13 di gennaio e quello che sappiamo da settembre che serviva ancora non è arrivato. A metà mese il vice Retegui doveva essere già qui, chiunque esso sia, possibilmente qualcuno che sappia cosa fare col pallone, però chiunque esso sia deve essere qui. Ora, in questa partita, come al solito, c'erano tanti alibi, quello che non sta bene, quello che non è convocato, quell'altro che sparisce, Frendrup che si fa male nel riscaldamento, insomma, come al solito, le catumbe. Però, ragazzi, non può essere sempre questo, le scuse non possono essere sempre l'arbitro, sempre gli infortuni, perché poi in campo eravamo tanto bellini e carini, magari non c'hai i cambi, però in campo eravamo bellini, carini, Malinowski, Messias, Albert, Retegui, quindi bisogna cominciare a vedere. Allora, chi vede il bicchiere mezzo pieno può stoppare il video e uscire. Ma c'è poco da ridere. Perché io vedo il bicchiere mezzo vuoto, perché il Torino penso abbia segnato un paio di gol in trasferta da inizio campionato, una squadra che in trasferta non gioca, non gioca neanche in casa, ma in trasferta ancora peggio, un po' come noi del resto. Quindi il rischio di prendere gol c'era, ma ce lo dovevamo fare noi, come del resto facciamo abbastanza spesso. Ma ragazzi, non può essere che Buongiorno sembra Nesta, per quanto sia forte Buongiorno e io lo ami. Non può essere che Gigi sembri Maldini. Gigi è un buon giocatore, tutto bene, ma per cortesia. Allora, la partita a me non è neanche tanto dispiaciuta come posizione in campo, come gestione del pallone, come atteggiamento generale, e mi è dispiaciuta proprio negli ultimi metri. Qualche attacco di Aramuite si è rivisto da parte di parecchi, di Gudmundsson, di Messias, soprattutto di Messias. Infatti quando è uscito non vedevo l'ora che uscisse, a un certo punto è uscito, per me è stata una liberazione, come quando non vai in bagno dopo tanto tempo e poi ci riesci. Però ragazzi, la partita non può essere sempre preghiamo che Gudmundsson faccia qualcosa, perché poi Gudmundsson può steccare qualche partita. Oggi non è che abbia steccato la partita, però insomma non è andato oltre il minimo indispensabile, e se non fa qualcosa Gudmundsson noi non segniamo, e non è possibile. Ora oggi, vabbè, oggi c'era un Retegui impresentabile, e anche qui dico io,
Ma a un certo punto, piuttosto che fare Vojako, Strootman, tutti i cambi che puoi anche fare, che puoi non fare, cambio di Vojako proprio non l'ho capito. Ma va bene anche così. Ma fai entrare l'unico, quindi non puoi manco dire quello piuttosto che l'altro, l'unico, fai entrare Finney. Tanto cosa può fare peggio di quello che ha fatto Retegui oggi? È un giocatore Retegui che va recuperato sicuramente, però ad oggi come all'andata, quindi non è, attenzione, non è, oggi non c'è l'attenuante dell'infortunio, perché proprio come all'andata si è fatto appoggiare le palle in testa da Buongiorno. Non è la prima volta che Buongiorno gli appoggia le palle in testa, che dice vabbè, sarei infortunato, fuori condizione. No, oggi niente fuori condizione, Buongiorno se l'è mangiato. E allora tu perché mi tieni Retegui in campo 95 minuti? Che senso ha se vedi che non ce la fa, che non può, anche per caratteristiche, non è in grado per caratteristiche di affrontare uno come Buongiorno, magari per caratteristiche Finney lo è. Quindi provaci, tanto che ti cambiano, stai facendo un cazzo là davanti, ci provi. Ecco, lì davanti non mi è piaciuta, perché se non si accenne Albert, noi non abbiamo un piano B, non abbiamo un piano partita, un piano per scardinare, soprattutto le difese chiuse organizzate come quelle del Torino. Non abbiamo niente. Poi mi dici, perché lo critichi a girare? Perché lo critichi? Il punto è buono, siamo d'accordo tutti quanti che il punto è buono. Però, se si può fare di più, perché non si deve fare di più? Oggi questo Torino era battibilissimo, perché se tu butti dentro un pallone, il Torino non ti segna mai. Perciò dico che Dragusin mi mancava sui calci d'angolo a favore, che pure è capitato un'occasione a Vasquez, che se lì c'era Dragusin al posto di Vasquez, buca la porta. Però io non posso, cioè è ironia la mia, non posso aspettarmi che il difensore centrale mi deve risolvere le partite, perché non andiamo da nessuna parte così. È un buon punto, me lo tengo, la difesa bene tutti quanti come al solito, quindi quello che abbiamo detto nei giorni scorsi è così. Alla fine Dragusin sposta gli equilibri, sì, ma non troppo, perché tutti i nostri difensori hanno dimostrato affidabilità in questo campionato. Davanti bisogna fare qualcosa a centrocampo, perché è il collante, è mancato Frendrup, sembrava la terra di nessuno il centrocampo. Malinowski ha provato a fare qualcosina per tappare i buchi lasciati da Frendrup che non c'era, ma non è Frendrup. Quindi dobbiamo fare qualcosa lì a centrocampo e serve un cazzo di attaccante. Subito, no, fine mercato, subito ci serve. Con urgenza, con tempestività. Possiamo andare avanti così. Domani facciamo le pagelle, ma facendo le pagelle che cosa dobbiamo dare? 6,5 a tutta la difesa, qualche 6, qualche 5 sparso tra centrocampo e attacco, e a Retegui quanto gli dobbiamo dare lo scopriamo domani nelle pagelle. Ma mamma mia, Matteo, io fino alla fine ti vogliamo difendere, però a un certo punto o ti svegli, cioè l'infortunio, ok, ma non è che ti sei rotto il crociato, quindi un attimo, sveglia, io non so quanti duelli tu abbia fatto con Buongiorno, ma sicuramente ne hai persi il 100%, quindi se ne hai fatto uno, hai perso quello, ma ne hai fatti almeno 10, e ne hai persi 10, cioè parliamo di cifre astronomiche per un attaccante contro un difensore. Non so ragazzi, io questo da dire sulla partita, perché poi facciamo un cazzo, il Torino non sa com'è fatta la maglia di Martinez e noi non sappiamo com'è fatta la maglia di Milinkovic-Savic, perché nessuna delle due squadre ha fatto un cazzo, quindi che vuoi commentare? A me brucia per la mia squadra, chiaramente se il Torino non vuole giocare, a me non me ne frega niente che il Torino non vuole giocare, mi frega che noi non vogliamo giocare, vorrei giocare io, provare a fare qualcosa, ad aggredire un po' di più. Nel primo tempo qualcosina si è visto, secondo tempo buio totale, il pareggino sta arrivando, mi ha accontentato del pareggino, continuiamo così, non lo so, vedete voi, ditemi voi cosa ne pensate, perché io francamente la penso così, io non mi voglio accontentare. Oggi una bruttura, proprio un manifesto del brutto calcio. Cosa fai di bello nella vita? Schifo. Ditemi voi. Un saluto, ci vediamo domani per le pagelle e alla prossima. E se qualcuno settimana prossima venisse a Salerno, fatemi sapere che ovviamente io ci vado dietro l'angolo e finalmente mi vado a vedere una cazzo di partita. Un saluto, di nuovo, alla prossima.